il gioco è bello finché vince tanto, ma se vince poco, che ci fai? Ah beh, così. Ma soprattutto se perde poi. One is the loneliest number that you'll ever do. Oh, è iniziato Viva Radio DJ! La mia prima reazione è stata chiedermi perché è necessario fare un film sulla vita di Marco Baldini. No, te lo dicono tutti che era un personaggio unico. Lui era simpatico, bello, bello e va, cioè, non si può dire in due parole. Baldini. No, io infatti pensavo fosse la saga di Bandini, quello di John Fante, avevo pensato all'inizio, no? Che aspetta Primavera Bandini, con Fraternità del Chianti. E io avevo pensato, c'è un film su Bandini, dico, ma tutta la saga di John Fante, no? Poi nella seconda, terza settimana del film ho detto no, è Baldini, con la L. Una L, una N. Magari lui ti dà il cappellino. Tu dici, oh, ma che devo fare? Così lui poi ti passa gli occhiali, non abbiamo il tempo, sì, che no, te lo rilevi. Ci siamo, sì, sì. Ti sta bene, lascialo che ti sta bene. È bello che sta bene. Sì, sta bene. Tieni, mi è arrivato questo oggetto. Io interpreto Cristiana. E che è un personaggio molto bello perché ha una forte personalità. È molto introspettivo e ci sarà una storia d'amore, però è una storia d'amore con un approccio piuttosto platonico. È una storia molto molto mentale. Assolutamente, amo il rischio, non potrebbe mai esistere gioia, felicità senza rischio, secondo me. Quante volte t'avrò detto? Ci sono delle. Io quelli di donne e uomini sono tutti uguali, no? Cioè, non è vero. Ci sono proprio delle cose caratteristiche. Per dire, le donne non giocano alle scommesse. C'è anche proprio la scommessa stessa, al di là dei cavalli, le cose, alla SNAI, per esempio. Non ci sono tante donne, anzi, proprio non ce ne sono. Allora io mi chiedo, mentre gli uomini vanno alla SNAI, le donne cosa fanno? Non ho la più pallida idea. Io non gioco, ma niente, non so. Assolutamente no. Si ritrovano di più le donne agli ippodromi, che fa molto English. Sono più attaccate alla carta le donne.